Sì, sì, perché io non mi sto sentendo dalle cuffie perché sto usando un altro telefono e spero, vabbè, che si senta, se no dovrò registrare. Acerola, questo è fantastica, è fantastica, sembra veramente un profumo importante, molto buona, e però un omaggio, però è molto molto buona. Infatti vedete che c'è il thank you, è molto buona, te la faccio sentire se vuoi, mi metto un po' più, molto molto buona. Ho preso questo fondotinta Color Changing, è un fondotinta quelli bianchi che cambiano a seconda del pH della pelle.
Sì. Apriamo di qua. Questa è la boccetta super bella. Caldo, non so se lo userò, però non è neanche pesante. Guardate che carina. Poi aspettate, perché io metto già dentro, perché questo roll-on tulipan negro al zucchero filato, questo è un profumo, oh, profumissimo, bello bello profumatissimo. Poi questo rossetto. Bellissimo colore questo, e lo swatch anche questo, è il colore, lo pensavo meno aranciato perché io uso questi nude mattoni, li uso, però c'è, dallo schermo quando acquisti non è mai, non riesci mai a trovare la tonalità giusta, però è bello. Poi non so se ci avete mai provato o ci avete sentito parlare, questo lip liner, questo tatuaggio per le labbra che io adesso ho addosso, e funziona benissimo, e poi puoi metterci sopra un lucido, un gloss, un rossetto, è sempre la bocca ordinata. Adesso io non ho niente, ho un po' di crema che mi sono lavata il viso stamattina, e c'è ancora il contorno. Praticamente è così. Dentro c'è il suo pennellino. Così voi fate il contorno delle vostre labbra, dello spessore che volete, dello spessore. Quando si è asciugato viene via. Adesso vediamo se quando si è asciugato lo togliamo. E questa è la colorazione wine red, sanguino rosso, però penso sia naturale, proprio questa aveva solo questa, non c'era la possibilità di scegliere colori. Ricciolini, si è acceso il frigorifero, mi dispiace, però mi sono dimenticata di spegnerlo, poi adesso con il caldo, anche se non è proprio ancora caldissimo qui in Veneto, non mi va di spegnerlo, quindi spero non dia fastidio, altrimenti vedrò come fare la prossima volta. Questa acqua profumata simile imitazione di Victoria's Secret, questa è una favola. Questa è Signorita Secrets Bellini on the Breeze, Island Peach Ice Ibisco Occasion Star Now. Praticamente penso ci sia pesca, ibisco, è una cosa fantastica. Il packaging è bellissimo, bellissimo. La
profumazione è fantastica, però questo è buono, ma non ha una durata giornaliera o anche tanto. Quell'altra è di omaggio, ha una durata fantastica. E adesso ne ho preso un'altra di queste simile imitazione qui di Vittoria. L'ho presa Fruit Crush, però non mi è ancora arrivata. È molto bella. A me per prima cosa ha colpito il packaging, perché prendendola online non è che puoi sapere il profumo. Poi ho preso queste capsule. Per impolpare le labbra, io sono sempre scettica su queste cose, però mi piacevano, più che altro mi piacevano come erano fatte. Adesso ve le faccio vedere, perché ho anche dei plumper di lip gloss, però sono fatte così, vedete? Ci sono queste ampolline dentro, profumano e sono fatte così. Così voi rompete qui, premete, mettete sulle labbra. 3-4 minuti dovreste avere delle bruni. No, non ho provato ancora, però vorrei provare più presto. Poi ho preso questa mousse detergente per il viso con il collagene. Io le uso queste ed è così. Violet Flower sarà la violetta, e qui troviamo collagene. Questo lo lascio, devo ancora provarlo perché è arrivato ieri il pacco. Poi, come ultima cosa, ultima, questo profumatore per casa. Io adoro questa profumazione. Questa sì, la mano, vanilla, arancia e cannella. Questa è la boccetta in vetro. E poi ci sono qui i bastoncini. Volevo farvi vedere due cose che mi sono presa io su Amazon, e però non ce l'ho neanche qui. Aspettate un attimo che le prendo. Eccomi qui. Allora, ho preso, sentendone parlare, però non promette quello che dice per me, il Panorama della L'Oreal. Cioè è bello, è bellissimo come durata, come tutto, però io con il mio preferito dell'Essence, quello con il corsetto verde, Princess Lashes, mi trovo molto meglio, cioè è il mio preferito. Questo è così,
ha lo scovolino in silicone con vari pettinini più larghi e più stretti, è leggero come fondotinta, però non pensavo meglio, non so se l'avete già provato qualcuno, se vuole dirmi come si è trovato, però io, anche mia sorella non si è trovata bene, cioè non che non sia buono, però non è la promessa che ha fatto, ecco, diciamo. E poi ho preso questa matita per le sopracciglia, perché io le ho fine, perché le avevo folte da giovane. Poi ho iniziato a tagliarle, a toglierle, e sono state poche. E non posso tatuare per via del diabete, perché non posso fare più tatuaggi, niente. Vabbè. E questa è la matita, la pinna è tipo, pelo su pelo, così. È proprio scrivente e fa tutti i peletti del caso. Vedete? Poi ho fatto l'ordine di scegna, sono arrivati due pacchi, vedo se adesso è così silenzioso il registro. E vi faccio vedere il tattoo che si è asciugato. Ho preso anche questa, vedete, con la luce, perché ci vedo poco e niente, anche se ho gli occhiali. Adesso giovedì vado a fare la visita e a prendere gli occhiali nuovi. Così mi resta, e qui resta il tatuaggio, va via, e voi ci mettete sopra il rossetto o il lucido o niente, anche lo lasciate così. Ecco i cerini belli, spero di avervi rilassato. Adesso, se c'è questo silenzio, visto che è sabato mattina, è stranissimo, e sono a casa da sola perché mio marito ha dovuto andare a lavoro, vedo se riesco a farvi anche la registrazione di Shane. Intanto vi mando un bacio grande grande grande, e a presto, ciao.